Ciao amici, benvenuti o bentornati sul canale. In questo video volevo presentarvi la nuova collezione Lost in Paradise di La Femme Professionnelle, che è la collezione estiva per il 2019. Questa collezione si compone di 6 colori mix and match e include 3 colori opachi, un viola, un corallo e un arancio e 3 glitter semicoprenti in abbinato. Questi colori sono perfetti sia per l'estate che per l'autunno, in particolare il viola e l'arancione. E mi raccomando, rimanete fino alla fine del video perché vi proporrò un tutorial dove userò Maldive Bora Bora, cioè quelli della tonalità viola, abbinati alla base G002 per un semipermanente rinforzato. Vi ricordo inoltre che i prodotti di La Femme sono sicuri per le vostre unghie, infatti questi semipermanenti sono 7 free, cioè privi di prodotti nocivi, vegan e cruelty free. Come vedrete nel video, sono anche super pigmentati e coprenti in una passata. Io vi ricordo di iscrivervi al sito www.aliascosmetics.com e iscrivendovi avrete il 10% di sconto sul vostro primo acquisto. Inoltre, ogni metà mese e in occasione delle festività ci saranno degli sconti fino al 60%. Se vi va, potete anche iscrivervi al gruppo Facebook La Femme Professionnelle Official per condividere i vostri lavori e non perdervi le novità. Prima di cominciare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi tutti i nuovi video che usciranno e di lasciare un like a questo video se vi piacerà. Cominceremo con lo stendere insieme i semipermanenti della collezione Lost in Paradise di La Femme. Se siete interessati solo al tutorial, potete saltare al minuto 7.19. Il primo colore della collezione è l'H230 Maldive, che è un bel viola vivace, intenso, senza però essere fluo. Il glitter abbinato è l'H231 Bora Bora, che è un glitter semicoprente che al suo interno contiene dei glitter grandi, medi e piccoli olografici per creare un bellissimo effetto ombre. A me piace tantissimo la consistenza di questi glitter perché è abbastanza liquida, diciamo, e facilita tantissimo l'effetto sfumato. Penso inoltre che questi glitter siano molto versatili e potranno essere usati con tantissimi altri colori nella mia collezione in tutte le stagioni. Io per ogni coppia di colore vi propongo prima la stesura del colore opaco, poi la stesura del glitter in due passate come in questo caso, oppure solo con una come vedrete in seguito, e poi nell'ultima tip applicheremo il colore opaco e poi il colore glitterato per creare un bellissimo effetto sfumato. Se il mio colore preferito dell'estate è stato senza dubbio Tahiti l'H232 che poi vedremo, Maldive l'H230 è sicuramente il mio colore preferito nella transizione tra l'estate e l'autunno. La seconda coppia che vi presento è l'H234 Baia, un arancione mandarino molto intenso senza essere fluo. Anche questo secondo me è adatto sia per l'estate che per l'autunno. Il glitter abbinato è l'H235 Zanzibar, anche questo composto da glitter grandi, medi e piccoli, leggermente più scuro rispetto al colore opaco abbinato. Questo glitter ha dei riflessi arancioni, zucca e dorati molto belli che si abbinano a tanti altri colori oltre a Baia. Quando ho steso Zanzibar ho voluto usare una tecnica differente rispetto a Bora Bora, infatti quello che ho fatto è stato stendere uno strato di scivolamento con i glitter e poi depositare una goccia di prodotto quasi fosse una bombatura al centro dell'unghia e lavorarla verso il bordo libero. Questo glitter, pur essendo abbastanza liquido, non cola e poi quando abbiamo finito di modellare il prodotto mettiamo la tip a testa in giù e aspettiamo che la gravità allinei il prodotto concentrando la maggior parte del prodotto appunto nel centro dell'unghia o della tip come in questo caso.
La terza e ultima coppia della collezione Lost in Paradise è composta da Tahiti, l'H232, famosissimo su internet e su tutti i social media, io scommetto che molti di voi già ce l'avranno, ed è un corallo rosato molto acceso, anche questo non è fluo. Il glitter abbinato, l'H233, è Fiji e anche questo è un corallo leggermente più rosato con all'interno dei glitter olografici di varie dimensioni di tonalità magenta, arancione e dorate. Mentre procedo alla stesura del colore e del glitter, volevo darvi le mie impressioni su tutta la collezione. Mi piacciono tantissimo tutti i colori, io credo che sia la più bella collezione che la FAM ha lanciato sul mercato perché è molto versatile e innovativa, con questi abbinamenti molto semplici da fare, però allo stesso tempo molto ad effetto. Tutti i colori sono coprentissimi alla prima passata di facile stesura e i glitter si sfumano molto bene per un effetto sfumato con un pennellino liner per esempio, oppure un effetto pieno stesi in due passate oppure in una sola con la tecnica che vi ho appena fatto vedere. Come vedrete poi nel tutorial, questi semi permanenti non colano, quindi possiamo avvicinarci il più possibile alle cuticole senza toccarle, stendendo perfettamente il semi permanente sotto la cuticola. Io vi consiglio assolutamente di prendere questa collezione se non l'avete fatto, ed in particolare i glitter perché sono molto versatili e abbinabili a tantissimi altri colori. Qual è il vostro colore preferito della collezione? Il mio è l'H230 Maldive e mi piacerebbe sapere qual è il vostro, quindi scrivetemelo giù nei commenti. Passiamo ora al tutorial nel quale eseguiremo insieme un semi permanente rinforzato. Io qua ho già rimosso il lavoro precedente e preparato l'unghia. Se volete vedere un tutorial di come preparo l'unghia prima di applicare il semi permanente o il gel, vi lascio un link del tutorial giù nell'info box. La tecnica per realizzare il semi permanente rinforzato è la seguente. Io qui sto utilizzando la base HD G002 di un colore rosa lattiginoso, bellissimo. E quello che faccio è che vado a stendere all'inizio uno strato a smalto coprendo tutta la superficie dell'unghia e poi prelevo sempre con il pennellino una goccia di prodotto dal barattolino senza però scaricarlo e deposito il prodotto al centro dell'unghia e lo tiro poi verso il bordo libero con dei movimenti molto delicati ad U. Quando il prodotto è depositato andrò a sistemare il mio prodotto in una maniera da creare una leggera bombatura con un pennellino liner, spingendo la maggior parte del prodotto dal bordo libero verso il centro dell'unghia in modo da creare leggermente più spessore in corrispondenza del nostro punto stress. Quando ci sentiamo soddisfatte con il posizionamento del prodotto, giriamo il dito della cliente in modo che la gravità livelli il prodotto verso il centro dell'unghia, ottenendo così un risultato perfetto. Il segreto per vedere se il vostro prodotto sia completamente livellato è di vedere il riflesso della vostra lampada, meglio se tonda, sulla superficie dell'unghia e poi di muovere il dito in diverse direzioni. Se il riflesso della lampada non si deforma, cioè la lampada risulta sempre tonda nel riflesso, allora il prodotto è perfettamente livellato. Qui vi sto facendo vedere questa tecnica applicata a 4 unghie, così avete tempo di rivedere questa tecnica più volte e di assimilare tutti i concetti e i passaggi. Passiamo ora alla stesura del semi permanente, che è l'H230 Maldive, il colore viola della collezione, e la tecnica che io uso per stendere il semi permanente è la seguente. Prelevo il prodotto con il pennellino in dotazione, scaricandolo leggermente,
e procedo a stendere il semi permanente su tutta l'unghia, tenendomi però un millimetro o due distante dalle cuticole. Quando tutta la mia unghia è coperta dal semi permanente, prendo un pennellino liner da 11 mm e riempio tutte quelle parti che non ho coperto con il semi permanente nel passaggio precedente, andandomi a spingere il più possibile sotto le cuticole. Volendo, potete usare lo spingicuticole prima di questo passaggio per creare ancora più spazio sul letto dell'unghia. Il bello di tutti i semi permanenti di La Femme è che non colano, quindi potete spingervi il più possibile con il pennellino liner senza aver paura che il prodotto coli sulle cuticole. Se vedete che la stesura risulta un po' disomogenea dopo questo passaggio, potete riprendere il pennellino in dotazione completamente scaricato dal colore del prodotto e ripassare nuovamente per uniformare la stesura. Prima di passare alla stesura del prodotto nell'unghia successiva, vi raccomando di catalizzare il prodotto in lampada almeno per 10 secondi oppure di passare all'altra mano se avete a disposizione due lampade. Per questo semi permanente, come per tutti i semi permanenti casa La Femme, una stesura è sufficiente per ottenere una copertura totale dell'unghia. Quando abbiamo terminato la stesura del prodotto su tutte e 10 le dita, andiamo a creare un effetto sfumato con il glitter abbinato H231 Bora Bora. Qui con la mia cliente abbiamo deciso di farlo solo sull'anulare, ma potete decidere anche di fare un'unghia full glitter oppure di fare questo effetto sfumato su più unghie per un risultato più bling bling. Depositiamo una piccola quantità di prodotto e secondo me il segreto è di non depositarne troppo al centro dell'unghia e poi col pennellino liner andiamo pian piano a muovere i glitter, specialmente quelli più fini, verso il bordo libero, concentrando invece quelli di taglia media e più grande verso il giro cuticole. In questo modo si creerà un gradiente non solo di colori ma anche di forme, passando da forme più grandi dei glitter a forme più piccole fino a poi alla transizione con il colore opaco. Quando siete soddisfatte della distribuzione dei glitter, andate in lampada a catalizzare e passate al dito successivo. Per completare il lavoro sigilliamo il semi permanente con il top coat no wipe, che è il sigillante senza dispersione per i semi permanenti, che rimane ultra lucido fino al refill ed è molto elastico ed antigraffio. Alcune di voi mi hanno scritto che non si trovano bene con questo lucido perché è troppo liquido e cola. Io vi raccomando di tirarlo molto bene quando lo stendete, come sto facendo io, e poi se avete bisogno di più tempo per la stesura perché magari si delle prime armi oppure avete bisogno di più tempo, non fate altro che sigillare l'unghia e farla catalizzare per 10 secondi.
E anche questa volta, ragazze e ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Io spero che questo video vi sia stato utile e abbiate imparato qualcosa di nuovo. E noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!